Buongiorno a tutti, un grazie all'organizzazione per avermi invitato e a voi per essere qui e aver creduto che avessi qualcosa di interessante da raccontarvi. E grazie soprattutto per aver scelto di essere qui e non al mare e per aver scelto di essere qui e magari in un altro intervento al Festival della Scienza. Chissà che cosa si cela dietro questa vostra scelta. Chissà quali sono i percorsi mentali, i processi cognitivi che stanno dietro le vostre decisioni, perché è proprio quello di cui parlerò oggi. Forse qualcuno è venuto qua guidato dall'istinto o dall'intuito, oppure qui perché è andato dove l'ha portato il suo cuore. Qualcuno invece magari questa scelta l'ha proprio meditata e ha letto anche qualcuno dei miei libri. Voglio parlarvi di come rimaniamo spesso intrappolati nelle decisioni di tutti i giorni tra istinto e ragione, tra affetti e cognizioni e fra emozione e razionalità. Parlo in piedi per solidarietà ai piccolini delle ultime file e a quelli che si sono procurati il biglietto soltanto all'ultimissimo momento. In verità non voglio solo parlarvi di che cosa succede nella vostra testa, non voglio limitarvi a raccontarvi quello che sappiamo alla luce delle ultime ricerche dei vostri processi cognitivi, ma vorrei anche farvi sentire la forza dei vostri ragionamenti. E anche se siamo dopo pranzo, anche se molto del vostro sangue è impegnato per la digestione, vorrei che ne mandaste un po' di sangue, un po' di ossigeno ai vostri neuroni. E c'è solo un modo che io conosco per farvi sentire la forza dei vostri processi mentali, è di fare degli esperimenti. Quindi vi prego di giocare con me ad alcuni esperimenti mentali e quindi di stare al gioco. Il primo esperimento che vi sottopongo è molto semplice, addirittura banale, e vi chiedo di raffigurarvi l'Italia al paese geografico. Vorrei che voi visualizzaste lo stivale che avevamo alle spalle dietro la cattedra, che avevamo di fronte dietro la cattedra quando eravamo elementari. La vedete l'Italia? Ok, se adesso vedete l'Italia, vi chiedo di vedere Napoli. Dovete visualizzarlo. Non dovete pensare alla spazzatura, dovete pensare a Napoli, entità geografica. E tracciare una linea perpendicolare verso nord. La vedete? Ce l'avete di fronte? Adesso voglio sapere se Trieste è a est oppure ovest di questa linea. Ok, è a est. Questa è l'Italia, esattamente come voi l'avete visualizzata. Come io sapevo che voi l'avreste visualizzata. Un elegantissimo stivale verticale. Il problema è che se l'Italia fosse effettivamente così, Trieste dove sarebbe? A est, e voi non sareste stati intrappolati. Ma l'Italia non è affatto uno stivale verticale. È uno stivale leggermente sdraiato. E se l'Italia è uno stivale leggermente sdraiato, dov'è Trieste? È più a occidente. Qual è la cosa interessante? Che sbagliamo? E come lo facciamo? Lo facciamo tutti nella stessa direzione. Lo facciamo in modo sistematico. E se il nostro errore è sistematico, allora è prevedibile. Chi conoscerà il modo in cui sbagliamo ci potrà fregare, ma chi conoscerà i meccanismi dietro i nostri errori potrà anche riuscire a non farsi fregare. Secondo la cosiddetta teoria della decisione razionale, che occupa uno spazio molto importante nella microeconomia neoclassica, noi siamo agenti a razionalità perfetta. Siamo capaci di ragionare secondo logica, secondo calcolo di probabilità e massimizziamo la nostra utilità, cioè siamo capaci in ogni momento di calcolare fulmineamente i costi e i benefici di una nostra data azione. Secondo l'economia neoclassica, noi tendiamo ad assomigliare in tutto e per tutto a questo signore, che era uno dei fortunati protagonisti della serie televisiva Star Trek. È un affettivo, capace di fare calcoli formidabili,
e probabilmente assomiglia all'agente economica se non per le sue orecchie, all'agente economico se non per le sue orecchie a punta, anche se in verità l'agente economico nessuno l'ha mai incontrato in questo mondo, perché vive soltanto nei libri di economia. Nella vita di tutti i giorni non credo che tendiamo ad assomigliare al dottor Spock, tendiamo piuttosto ad assomigliare a un cartone animato, soprattutto quando è intelligente e psicologicamente raffinato come Charlie Brown. Che cosa succede a Charlie Brown? Che quando incontra una ragazzina con i capelli rossi, disperato fra sé e sé, commenta, rimane confuso e interdetto, non riesce quasi a parlarle, e dice disperato, la mia testa è calda e stupida. Ecco, quando dobbiamo prendere delle decisioni, nella vita di tutti i giorni, anche quando andiamo al supermercato, decisioni più importanti come decisioni mediche, la nostra testa è calda e stupida. E qui potrebbe essere la fine della storia. Ma non è la fine della storia perché esiste un metodo nella nostra stupidità. La nostra stupidità, la nostra irrazionalità quotidiana, si manifesta in un modo che è prevedibile, che è stato indagato negli ultimi 30 anni da parte di scienziati cognitivi e di cui recentemente iniziamo anche a conoscere i correlati neuronali. Quindi sappiamo anche, fino a una certa misura, che cosa succede nel nostro cervello quando cadiamo vittima della nostra irrazionalità. Negli ultimi anni mi è capitato di parlare di queste cose a primari d'ospedali, a medici, a promotori finanziari, a banchieri, a finanzieri, che ci crediate o no, ad atleti, allenatori di squadre di calcio. Ed è difficile spiegare a qualcuno, soprattutto in una posizione d'autorità, che è fallibile e che può sbagliare. Allora c'è un trucco per farlo. Fargli vedere che cade vittima di illusioni ottiche. Così come sbagliamo a vedere, vi mostrerò che in alcuni casi sbagliamo anche a pensare, a giudicare e a decidere. Questo solo per dirvi che quest'ambito di ricerca, le neuroscienze cognitive applicate alla decisione umana, hanno conosciuto una notevole crescita di interesse, sono ormai tantissimi i centri che si occupano di questo e sono stati dedicati due numeri di due riviste non da poco, Science e Nature, proprio negli ultimi mesi. Questa probabilmente è un'illusione ottica che voi conoscete molto bene. Quale fra questi due segmenti vi sembra quello più lungo? Ok. Lo so che il pubblico del Festival della Mente è un pubblico astuto e non mi sarei mai aspettato di ingannarvi. Quello che mi interessa farvi vedere è che sebbene voi sappiate che questi due segmenti sono lunghi uguali, quale di questi due segmenti vi sembra più lungo? Ok. Quello sinistro è più lungo, se faccio così sono perfettamente identici. Qua sono vittima di un'illusione cognitiva e qui riesco a correggere l'illusione cognitiva e riesco a convincervi che sbagliavate a vedere. Allo stesso modo, per la maggior parte delle persone, questo cerchiolino qua, verde, è leggermente più grande. Se faccio così sono perfettamente identici. Questa è un'illusione molto carina e vedremo il suo analogo nel mondo della decisione. Ci spiega la forza del contesto, in particolare dello sfondo. Queste sono due righe perfettamente parallele, questa non la conoscete, lo so che non la conoscete. Sono due righe perfettamente parallele, se io inserisco uno sfondo non sono più parallele. Può darsi che qualcuno dagli punti strani della sala non riesca a apprezzare completamente. Dovrebbero incurvarsi, si incurvano? Ok. Avrei potuto anche iniziare l'intervento di oggi chiedendovi di scommettere. Chi è disposto a scommettere con me di quale delle due righe inferiore il prolungamento della riga in alto a sinistra? Ok, ancora una volta la forza del contesto. Leggete verticalmente. 12, 13, 14. Adesso leggete orizzontalmente. A, B e C. Ok, gli stessi segni sono interpretati in modo differente, a differenza del contesto nel quale voi li andate a interpretare. Che cosa vedete? Ok, due persone in una posizione erotica.
bambini sotto i 6 anni? 7. Ci ha detto 2, c'era quasi arrivato. Riuscite a vederli i delfini? Io sono messo malissimo qua. Un delfino è qui, un altro delfino è qui, io non li riesco a vedere perché sono troppo vicino. Ok, perché sono importanti questi esempi? Vi ho detto perché li userò in analogia con alcune illusioni cognitive, alcune illusioni, alcune trappole mentali nelle quali finiamo dentro anche quando operiamo dei giudizi e prendiamo delle decisioni. Ma perché sono importanti? Perché hanno alcune caratteristiche che li rendono molto rilevanti. Innanzitutto sono persistenti. Queste illusioni sono persistenti. L'occhio vede quello che vede, anche quando noi sappiamo quello che sappiamo. Anche se noi sappiamo che i segmenti che vi ho fatto vedere nella prima illusione ottica sono lunghi uguali, noi non possiamo non vedere quello di sinistra come più lungo. L'altra caratteristica che rende preziose queste illusioni è che sono sistematiche, non è che sbagliamo a caso. Se sbagliassimo tutti a caso non ci faremmo scienza. Invece sbagliamo tutti nella stessa direzione e questo ci racconta qualcosa, ci dice qualcosa di come siamo fatti, di come funzioniamo. Infine, l'importanza di queste illusioni dipende dal fatto che sono generali. Ci caschiamo tutti, ci cascano i manager, ci cascano gli ingegneri, ci cascano gli avvocati, ci cascano i medici, ci cascano i pazienti, gli scienziati, i finanzieri, i risparmiatori, i profani e gli esperti, e ci cascano gli esperti nel loro dominio di competenza. Questa è la prima volta che la faccio ed è un esperimento non mio, ma di un grandissimo neuroscienziato che si chiama Ramachandran. Che cos'è che vedete? Speriamo che funzioni. Allora, voi dovreste vedere una sorta di pezzo di Lego con delle bolle che vanno verso l'interno. Però la stessa identica immagine, se io la ruoto di 180 gradi, dovrebbe far vedere delle bolle che vengono verso l'esterno. Allora, com'è possibile? Esattamente la stessa immagine. Che cosa succede? L'impressione dalla quale siamo colpiti è un'immagine bidimensionale. Eppure il nostro cervello vede più di quello che vedono i nostri sensi e completa la nostra percezione scommettendo un modo in cui dovrà essere la realtà. E quindi integra le limitate informazioni a disposizione completando l'informazione, vedendo, creando un'immagine di tipo tridimensionale. Questo perché lo fa? Perché agisce un processo automatico e istintivo, una sorta di inconscio cognitivo che agisce nel retrobottega della nostra mente e senza che noi ne siamo consapevoli salta le conclusioni e ci fa vedere le cose esattamente come noi le vediamo. E come lo fa? Attraverso un programma che è cablato nella nostra mente, per cui assumiamo che ci sia solo una fonte luminosa e che la luce venga dall'alto. Dopotutto, nella vita di tutti i giorni, è proprio quello che ci succede. Il sole e la luce viene dall'alto. Ecco allora che, semplicemente, luce dall'alto, ombra verso l'alto, concavità, luce dall'alto, ombra verso il basso, escono, io da qui non riesco a vederlo, luce dall'alto, ombra verso l'altro, rientrano. Ops. Ok, i nostri giudizi intuitivi della vita di tutti i giorni funzionano proprio come i nostri azzardi percettivi. Spesso noi crediamo di avere operato un vero ragionamento. In realtà, a parte il pilota automatico cablato nel nostro inconscio cognitivo, noi crediamo di aver operato un vero ragionamento, in realtà non abbiamo ragionato affatto, crediamo di aver dato la risposta giusta, che giusta invece non è. Dobbiamo il merito di queste ricerche a Daniel Kahneman, il premio Nobel per l'economia nel 2002, che ha tracciato una geografia sempre più precisa delle trappole mentali in cui cadiamo in modo sistematico.
trappole mentali che sono di una certa rilevanza, perché quello che ci mette veramente nei guai nella vita di tutti i giorni non è quello che non sappiamo. Quando qualcuno non sa qualcosa, è probabile che sia prudente, che si informi, che chieda un parere. Quello che ci mette veramente nei guai è quando crediamo di sapere qualcosa e le cose non stanno così. Ok. La maggior parte di decisioni che prendiamo nella vita di tutti i giorni non hanno a che fare con la certezza, ma spesso dobbiamo scommettere su eventi che sono solo probabili. Ecco il prossimo esperimento mentale. Lo dobbiamo a Kahneman. È uno degli esperimenti che gli sono valsi il premio Nobel. Questa volta abbiamo a che fare con dei soldi. Lancio una moneta. La moneta non è truccata. Quindi abbiamo 50 probabilità che esca a testa e 50 probabilità che esca a croce. Quindi, vi chiedo, preferite il lancio della moneta in cui se esce testa vincete 200 euro, se esce croce non vincete nulla? Prima possibilità. Quindi il 50% di vincere o di 200 euro di non vincere nulla. Altra possibilità, venite da me e vi do 100 euro. Quindi 100 euro con certezza. Anzi, andate dall'organizzazione del festival e chiedete 100 euro. Cosa preferite, A o B? Ok, quanti preferiscono B? Ok, scusate, ma l'occasione di avere 1000 cavi è troppo ghiotta, e quindi... Ed esattamente l'80% di soggetti in esperimenti di questo tipo decide come avete deciso voi. Si beccano le 100 euro con certezza. E fin qui dov'è la trappola? Non c'è la trappola. Invece provate questa situazione diametricalmente opposta, in cui io lancio la moneta. Se esce testa voi perdete 200 euro e se esce croce non perdete nulla. Adesso venite voi da me e non dall'organizzazione del festival e mi date 100 euro. Che cosa preferite, A o B? Ok, vi ringrazio per l'onestà. Quindi la maggior parte di voi sceglie B nel primo caso e A nel secondo caso. Che cos'è cambiato? Il problema è esattamente lo stesso. Perché allora ci comportiamo in modo diverso? Vi sembra razionale una persona che risolve lo stesso identico problema in modo diverso quando appunto il problema è lo stesso? È la famosa storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Se voi andate a comprare un maglione, preferite un maglione 90% di puro cashmere o 10% misto lana? Uno yogurt 5% magro, 95% grasso, eccetera, eccetera. Oppure c'era un giochino quando eravamo elementari, pesa più un chilo di fieno o un chilo di piombo? Ok, dovrebbe essere sempre la stessa la risposta, eppure noi rimaniamo incastrati da come il problema ci viene posto, e molto spesso è la domanda che genera la risposta. Allora, ma è ancora più bella di così, perché qui subentra un meccanismo che è stato molto studiato in vari contesti, ed è quello per cui quando il problema è incorniciato in termini di guadagni, in termini di vincite, noi tendiamo a essere avversi al rischio. Non ci piace rischiare e andiamo sull'opzione sicura. Quando invece lo stesso identico problema, cioè, è incorniciato in termini di perdite, noi diventiamo immediatamente propensi al rischio. Siete andati a giocarvi tutte le probabilità di non perdere niente, col rischio di perdere, che cosa, 200, e quindi immediatamente diventiamo propensi al rischio. E questo era un esempio abbastanza futile, non ci cambia la vita con 100 euro in più, 100 euro in meno. Ci cambia la vita quando invece dobbiamo prendere una decisione che riguarda la vita o la morte. E questo stesso effetto incorniciamento è stato al centro di un studio molto importante che è stato pubblicato su una rivista molto importante. La rivista New England Journal of Medicine, che ha una rejection rate del 98%, che significa che ogni 100 articoli che ricevono ne pubblicano circa 2. Una rivista sulla quale, se pubblicate, avete molte probabilità di essere accettati nelle migliori università del mondo, di quasi tutto il mondo. Non è sicuro che questo vi consentirebbe di avere una cattedra in Italia, perché non sempre vale il criterio del merito. Allora,
un po' d'attenzione, non voglio metterci troppo, l'esperimento è molto ben congegnato su un grandissimo numero di soggetti, 1190 soggetti. Di questi un terzo sono pazienti, devono decidere come curarsi. Un terzo sono studenti che studiano un PhD in medicina, quindi stanno studiando medicina e stanno seguendo corsi di statistica. Un terzo sono medici, professionisti, radiologi. Il problema è drammatico ed è quello di un cancro al polmone. Ognuno di questi tre gruppi è diviso in due, metà pazienti, metà radiologi, metà studenti di medicina. A metà di ciascuno di questi gruppi viene presentato il problema in questo modo, devo leggerlo da qui perché non me lo ricordo, su 100 pazienti trattati chirurgicamente, 90 sopravviveranno all'intervento, 68 saranno in vita dopo un anno e 34 in vita dopo 5 anni. Chi invece sceglie la radiologia, la radioterapia, 100 sopravviveranno al trattamento, 77 saranno in vita dopo un anno, 22 saranno in vita dopo 5 anni. Quindi vengono date le stime in termini non di percentuali ma frequentistiche ancora più facili. Gli si dice 90 su 100, che significa 90% di probabilità di essere in vita. A metà di tutti gli altri campioni di soggetti si dice l'opposto. Quindi gli si dirà che cosa? Che su 100 pazienti che decidono per l'intervento chirurgico, 10 moriranno. Il simmetrico di 90 sopravviveranno. Ok, eccetera, avete capito? Lo stesso problema è conciato in modi diversi. Non è un problema da poco decidere se andare sotto i ferri o se fare la radioterapia. Cosa dovremmo aspettarci? Che non cambi nulla. Dopotutto, il 90% di essere in vita è uguale al 100% di essere, il 10% di essere morto. Il modo in cui presentiamo il problema può invertire le nuove preferenze fino al 26%. Nel caso dell'intervento chirurgico, nel caso dell'incorniciamento in termini di perdite, decidono per l'intervento chirurgico il 54%, quindi se gli dite 10 saranno morti, eccetera. Ma quelli che decidono per l'intervento chirurgico sono ben l'82%, quando il problema è incorniciato in termini di percentuale di sopravvivenza. La differenza fra il 54 e l'82 dovrebbe fare il 26%. E questo di per sé è un risultato clamoroso. Ma è molto più clamoroso quando noi andiamo a scomporre i vari gruppi. Voi direte, cavolo, uno che è malato, è sotto stress, non riesce neanche a pensare, eccetera. Ma l'errore, l'inversione della preferenza, quindi la trappola dell'irrazionalità, vale in tutti e tre i gruppi. Quindi nel medico professionista, nello studente che sta studiando statistica e nel paziente. E se voi andate a esaminare i dati, dove c'è lo scarto maggiore, dove chi è più vittima dell'irrazionalità sistematica è il professionista, dove c'è la forchetta più ampia. I medici, infatti, nel caso di morte, nel caso dell'incorniciamento di perdite, si dividono al 50%, ma poi si sbilanciano fino al 16% per la radioterapia e l'84% per l'intervento chirurgico, quando il problema è presentato in termini di percentuale di sopravvivenza. Da qui una lezione molto importante. Vale a dire come la teoria economica è una teoria normativa. La teoria normativa ci dice come ci dobbiamo comportare se vogliamo comportarci in modo razionale. Quindi ci dice che cosa fare se vogliamo comportarci in modo razionale. Ma molte persone sono irrazionali in modo sistematico. Una teoria descrittiva della decisione invece cattura il nostro comportamento di fatto. Quindi esprime la razionalità sistematica dove questa irrazionalità si manifesta. Sono parole forse un po' difficili, ma dicono una cosa molto semplice. Ci dicono che siamo propensi, avversi al rischio nell'ambito dei guadagni, e propensi al rischio nell'ambito delle perdite. Ma ci dice un'altra cosa che noi sappiamo benissimo e di cui gli economisti sembrano non tener conto. Che a noi perdere fa male. Perdere è brutto. Perdere fa molto più male di quanto piacere faccia vincere. E in che misura fa più male? Oltre il doppio, e questo l'abbiamo potuto misurare con degli esperimenti. Infatti, se voi immaginate di vincere 200 euro, quanto piacere, quanto valore vi porta guadagnare 200 euro? 25. Adesso provate però a perdere 200 euro. Qui purtroppo, voi vedete un puntino rosso?
quindi è un problema, dovete andare dalla parte di qua, qua guadagnate 200 e godete 25, qui perdete 200 e quanto vi fa male? Più di 50, più del doppio. In particolare bisogna moltiplicare per 2,1,25, è quello che emerge da alcuni studi sperimentali. La cosa straordinaria è che una colonia di scimmie cappuccine dell'Università di Yale, le scimmie cappuccine sono molto adatte per fare gli esperimenti, sono particolarmente acute e si chiamano cappuccine perché hanno un po' di ciuffi qua che sembra che portino un cappuccio, si comportano esattamente come esseri umani. Manifestano la stessa avversione alle perdite e nella stessa identica percentuale. È come se l'avversione alle perdite non sia tanto un fatto culturale, ma fonda profondamente le proprie radici nell'evoluzione. Ok, questo dopo tutta questa pappardella molto importante, accademicamente impegnata, e volevo smorzare un attimo i toni e parlarvi di scelte economiche molto banali che riguardano la vita di tutti i giorni e che magari hanno riguardato qualcuno di voi se stamattina è andato a fare shopping a Sarzana. Magari aveva bisogno di un cellulare e si è recato in un negozio dove il cellulare era in vendita per 60 euro. Mentre lo stava acquistando, un amico gli ha detto: guarda che se tu cammini a 10 minuti di qua, lo stesso identico cellulare costa 50 euro. Quanti di voi andrebbero nell'altro negozio? Ok. Quanti risparmierebbero 10 euro? Ok, mi fate sì, ok. La maggior parte di voi. Adesso però andate a comprare una macchina fotografica digitale che è in vendita per 1760 euro. Mentre la state acquistando, il vostro solito amico, che forse lavora per l'altro negozio, vi dice che è in vendita per 1750 euro. Quanti di voi andrebbero nell'altro negozio? Ok, quasi nessuno. Che cosa sta succedendo? Che 10 euro su 50, su 60 ci sembrano un risparmio notevole, ma gli stessi identici 10 euro su una spesa più grande ci sembrano un risparmio? Ok, domanda. Se io sposto 10 euro dalla mia tasca destra alla mia tasca sinistra, sono più ricco o più povero? No. Allora perché dovrebbe fare la differenza il modo in cui spendete quei 10 euro? 10 euro sono sempre 10 euro ed è una lezione che imparate, una lezione giusta questa, che imparate a pagina 1 sui libri di economia, è la cosiddetta tesi della fungibilità del denaro. I soldi, gli euro, valgono tutti uguali, non importa come li spendiamo. Eppure noi ci facciamo dei conti mentali, coloriamo i soldi delle nostre emozioni. E allora ci inventiamo il conto mentale spesa per il telefonino, il conto mentale spesa per la farmacia, il conto mentale investimento in obbligazioni, il conto mentale investimento in azione. E siamo disposti a trattare, oppure 10 euro che ci siamo conquistati col nostro stipendio, o 10 euro che ci arrivano in più per la tredicesima. E tendiamo a usarli in modo diverso, come se valessero un valore diverso. Sappiamo veramente quello che preferiamo? La maggior parte degli economisti ci dicono che noi andiamo in giro con una scatoletta dentro il nostro cervello che è molto ben organizzata e noi sappiamo in ogni momento che cosa preferiamo. Loro dicono che le nostre preferenze sono a priori, sono transitive e sono ben ordinate. Di fronte a un problema di scelta sappiamo quello che preferiamo e andiamo a scegliere quello che vogliamo. Gli psicologi cognitivi dicono che così non stanno le cose. Noi spesso non sappiamo che cosa preferiamo e costruiamo le nostre preferenze nel momento stesso in cui siamo chiamati a risolvere un problema decisionale. E succedono molte cose divertenti in questo processo di costruzione delle nostre preferenze. Per esempio, quando andiamo al supermercato. Allora, noi siamo conosciuti in un mondo in cui l'assenza di libertà è del tutto intollerabile e in un momento in cui più scelta significa più libertà. Ma arriva anche un momento in cui troppa scelta può paradossalmente renderci infelici.
Se qualcuno di voi ha provato a scegliersi una scatola di cereali o un dentifricio andandolo solo a pescare da uno di quei lunghi reparti che ci sono nei supermercati americani, sa di che cosa sto parlando. La molteplicità di opzioni può finire per paralizzarci, subentra un conflitto decisionale che ci rende incapaci di scegliere. Ci sono dei casi in cui di più in realtà è di meno, soprattutto se siete degli addetti di marketing, soprattutto se il vostro scopo è quello di vendere marmellate. Quindi immaginate di entrare in un supermercato e al supermercato, come entrate, vi fanno scegliere un po' di marmellate. In particolare ne espongono 6 di 6 tipi. Voi vi fermate, le assaggiate e decidete se comprare o no. Il giorno dopo entrate nello stesso supermarket e questa volta di marmellate ne espongono 24. Avete molte più opzioni di scelta, potete assaggiarne molto di più. Questo è quello che succede secondo un noto esperimento. Quando le marmellate in esposizione che potete assaggiare sono 6, si ferma ben il 40% dei clienti del supermercato e comprano almeno una marmellata il 30%. Quando le marmellate sono tante, se ne fermano molti di più, il 60%, ma quanti ne comprano una? Solo il 3%. Evidentemente rimangono paralizzati dal conflitto decisionale. Di troppe opzioni non riusciamo ad avvantaggiarci. Non solo, ma molte opzioni, tutte le volte che ci scegliamo, ci fanno rimpiangere quello che non abbiamo scelto, aumentando la nostra insoddisfazione. Ok, questo era un bellissimo esempio di come lo stesso tipo di problema può verificarsi in una IAR, non so se guardate il telefilm Medici in Prima Linea, ma quando andate al pronto soccorso. Quello che succede è che ci sono molti modi divertenti in cui possiamo essere irrazionali. Se io a voi dico, se ti fate, qui siamo, se ti, preferite il Genoa alla Sampdoria, se preferite A e B, il Genoa alla Sampdoria, non vi metterete certo a tifare Sampdoria se vi chiedo di scegliere fra Genoa, Sampdoria e Juventus. Quindi avete due opzioni, preferite A, B, non vi mettete certo a scegliere B se io aggiungo un'opzione C. Rispiego. Allora, facciamolo ancora col supermercato. Andate al supermercato, espongono 2 scatole di pelati, una costa 1 euro, un'altra costa 1 euro e 20. Le persone si distribuiscono al 50% sulle due. Preferiscono in ugual misura pelato A, che costa 1 euro, e quello 1,20. Adesso però, tornato al supermercato, vi hanno messo una bellissima scatola di pelati che costa 2. Ora, sono pochissimi quelli che scelgono 2, la scatola di pelati che costa 2. Ma adesso quasi più nessuno prende la scatola di pelati che costa 1. Quasi tutti si orientano sulla scelta di mezzo. Quindi, quell'opzione lì fa solo da esca. E voi invertite le preferenze fra A e B e mostrate di avere delle preferenze di tipo intransitivo. Era questo che volevo spiegarvi. Ok, mi prendo gli ultimi 15-20 minuti per parlarvi del cervello. Oggi non soltanto siamo in grado di mettere normalmente degli studenti americani in una stanza e di fare svolgere loro dei compiti cognitivi per vedere come manifestano, come finiscono in trappola, come cadono in una trappola mentale. Possiamo anche vedere in alcuni casi, con un design sperimentale molto accurato, cosa accade a livello di specifiche aree dei loro neuroni. E questo si può fare attraverso una tecnologia che si chiama risonanza magnetica funzionale e che consente di vedere quelle parti di cervello che si attivano perché vengono maggiormente irrorate di ossigeno. Quello che voglio farvi vedere è cosa è successo nella vostra testa circa 10-15 minuti fa, quando stavate risolvendo qualcuno dei problemini con i quali ci siamo intrattenuti. Prima di farlo, il re di tutti i puzzle, il re di tutti i rompicapo, che ha un'origine nobile e che lo stesso Daniel Kahneman ha voluto utilizzare quando a Stoccolma è andato a parlare, dopo aver ricevuto il suo premio Nobel, ha intrattenuto la sua platea con questo semplice indovinello,
che io ho voluto adattare per un pubblico italiano. Lui l'ha fatto con una mazza da baseball e una palla da baseball. Io l'ho fatto con delle scarpe da calcio e un pallone da calcio. Il problema funziona così. Chi ha già letto economia emotiva è pregato di stare zitto. Un paio di scarpe e un pallone da calcio costano insieme 110 euro. Le scarpe da calcio costano 100 euro più del pallone. Quanto costa il pallone? È molto semplice, ma è molto complicato, soprattutto se io sono vigliacco e ve lo faccio veloce. Qual è la prima risposta che vi viene in mente? Okay. Qual è la risposta corretta? Chi è che ha detto 5? Ok, a lezione chiedo di spiegare perché. Qualcuno di voi si sente di farlo? Va bene, lo spiego io. La risposta corretta non è 10, come ha risposto il 90% di voi, ma è naturalissimo ed è la prima risposta che a tutti viene in mente. La segregazione, lo spezzettamento 110 è naturale ed è la prima risposta che a chiunque, anche quelli che hanno detto 5, credo che ve lo potranno confermare, che sono meno del 5% delle persone dentro quest'aula, è venuto in mente, ma loro sono riusciti a sovrascrivere il messaggio che gli è arrivato, automatico, istintivo, di 10, mettendo in atto una procedura che adesso ora vedremo. Perché la risposta corretta è 5? Allora, dovete fare un ragionamento per assurdo, è il più facile che io conosca. Se le scarpe, se il pallone, com'è che era? Se il pallone costa 10, quanto costano le scarpe? 100 euro più del pallone, quindi costeranno 110. Più il pallone fa 120, non può essere giusto. 5 il pallone, le scarpe costeranno 100 euro più del pallone, 105, più 5 fa 110. Risposta di Charlie Brown, 10, risposta del dottor Spock, 5. Quando sbagliamo e perché? L'ipotesi perché va per la maggiore è la seguente. Dentro il nostro cervello agiscono intuizione e ragione. Esistono due sistemi cerebrali, un sistema 1 e un sistema 2. Hanno caratteristiche molto differenti e sono anche collocati, per quel, anche se qui dobbiamo essere molto prudenti, in specifiche, più o meno specifiche aree del nostro cervello. Quello che noi sappiamo è che il sistema 1 ha delle caratteristiche particolari, è veloce, è fulmineo, è automatico, agisce in parallelo e in modo associativo, quindi mentre parte il sistema 1 noi possiamo fare tante cose insieme. Non è detto che le possiamo fare tutte bene, tutte in modo intelligente. Per esempio non è facile dire delle cose intelligenti al telefono mentre stiamo guidando la macchina, perché per dire delle cose intelligenti al telefono dobbiamo attivare il sistema 2, che però è lento, è pigro ed è faticoso. Il sistema 1 inoltre è difficile da controllare e da modificare. Il sistema 1, avrete già capito, è quello che vi fa cadere in trappola, è quello che vi fa dire 10, è quello che vi fa cadere nell'illusione ottica. Però ha un vantaggio, costa poco, non richiede sforzo, può fare tante cose insieme e non si lascia pregare. Noi viviamo quasi sempre su questa opzione di default del nostro cervello. Il sistema 2 invece è lento, spesso è pigro, richiede di essere messo in moto in modo deliberato, non riesce a fare tante cose insieme, ne fa alcune in serie, è basato su regole e ha il vantaggio che è basato su regole che possono essere apprese, come la matematica, come il calcolo della probabilità e tutto quello che ci viene insegnato, il nostro lato razionale. Ora, esiste una nuova disciplina, che è la cosa di cui mi occupo, che si chiama neuroeconomia, e che appunto studia le decisioni di tutti noi a partire da come funziona il nostro cervello, investigando appunto quando stiamo prendendo una decisione di tipo economico, quali aree si attivano, se riusciamo a essere razionali, se invece siamo dominati dalle nostre emozioni. E qui, con un azzardo quasi fantascientifico, vi proporrò un esperimento e vi farò vedere come se io potessi avervi sotto risonanza magnetica, alla luce delle aree di attivazione del vostro cervello, sarei in grado di prevedere che cosa sceglierete. Quindi, se potessi
avervi in questo momento sotto una risonanza, io potrei sapere in anticipo che cosa mi conviene fare con voi, che cosa è più strategico per me. Infatti voglio parlarvi di un po' di teoria di giochi, che è quella parte della teoria economica che si occupa delle decisioni strategiche. Molte delle decisioni economiche non hanno a che fare con un lancio di moneta, e per essere razionali in questo mondo spesso dobbiamo tenere conto della razionalità degli altri. Io sono razionale nella misura in cui tengo conto anche del comportamento degli altri. L'esperimento è bellissimo, ed è uno dei cavalli di battaglia degli economisti sperimentali. È il cosiddetto gioco dell'ultimatum, e mi piacerebbe moltissimo farvelo giocare. Il gioco funziona così, è semplicissimo. Spero di non violentarvi, è l'ultimo gioco. Anzi, non sarebbe l'ultimissimo, ce ne sarebbe un altro, vediamo se c'è tempo. 10 euro, li do a uno di voi, proprio quello che finisce sotto risonanza magnetica. Quest'uno di voi deve dividerlo con un altro di voi. Tutti conoscono le regole del gioco sono trasparenti. Do 10 euro. Abbi pazienza, do lei con la maglietta rosa in prima fila, le do 10 euro. Lei deve decidere di dividerlo con la signora di fianco. La signora di fianco si vede arrivare un'offerta, che non voglio dire che cos'è, perché rovinerei l'esperimento, si vede offrire una parte di questi 10 euro. Può decidere se accettare. In questo caso, ognuno delle due si tiene la parte che si è diviso. Oppure può decidere di rifiutare, ma in questo caso nessuno si prende niente. Avete capito? Lo ripeto. Perfetto. Allora, ti do 10 euro. Quanto le offri? Non te l'aspettavi? Se volete lo faccio io, ma è interessante per voi vedere la varietà delle risposte. Quanto offri? 5, accetti 5? Lei ha offerto 5, lei ha accettato 5. Puoi gentilmente offrire al signore lì dietro quello che ti pare? Quanto offri? 2,5, accetta 2,5? Ha offerto 2,5 e lui ha accettato 2,5. L'ultimo giro. Lei, prendiamo due diversi. Ti conosco, Francesco, e ti tocca. Giochi col signore con gli occhiali tirati su dietro di te. Quanto gli offri? Rispetto ai 10, ti do 10. Quanto gli offri? 2, accetti? Offerto 2, accetti 2. Qui tutti accettano tutto. Allora, Avete allora, siete perfetti massimizzatori, evidentemente vi piace la filosofia, ma siete dei perfetti massimizzatori di utilità monetaria, avete un'etica abbastanza, delle regole etiche abbastanza deboli. Rifacciamolo con Dr. Spock e Charlie Brown. Allora, sappiamo che Dr. Spock è perfettamente razionale. Allora, cosa fa Dr. Spock? Ragiona in modo razionale. E cosa pensa? Io gli offro uno. Perché gli offro uno? Perché lui pensa che uno è meno di niente. Uno è meglio di niente. Allora, io gli offro il minimo possibile. Lui pensa che uno è meglio di niente. Io penso che lui pensa che uno è meno di niente. Faccio un'induzione all'indietro e quindi gli offro quello che è razionale offrire, il minimo possibile. Charlie Brown cosa fa? Ma io gli offro uno. Quello lì rifiuta. Allora io gli offrirò 5 perché, per due ragioni, o perché l'altro rifiuta se gli offro di meno, perché io sono buono, altruista, e mi piace offrire alle persone quello che considero equo. Allora, gli economisti hanno fatto questo gioco e che cosa si aspettavano? Che tutti fossero come il dottor Spock, tutti offrono uno per la ragione che vi ho spiegato, perché offrire uno è razionale. È razionale accettare uno. Certo, se il nostro obiettivo nella vita è massimizzare l'utilità monetaria, è del tutto razionale. Ma ci comportiamo come il dottor Spock? No, tranne voi, qua mi è andata male, perché la maggior parte di persone offre 3, 4, 5 euro, e la maggior parte, fino al 50% offre, fino alla metà. Ma la cosa più interessante è che chi si vede offerto
dal 20% in meno, quindi dal 2 in giù, anche dal 3 in giù, rifiuta nell'80% dei casi. Perché? Perché preferisce punire, segnalare che è stato, si è sentito maltrattato, piuttosto che massimizzare l'utilità monetaria. Allora, l'esperimento è molto bello, è stato condotto da una persona che conosco molto bene, che è un ragazzo di 40 anni che lavora all'Università di Arizona, che si chiama Alan Sanfi, è stato molto bravo ma anche molto fortunato. Dentro risonanza magnetica abbiamo lei con la maglietta rosa, quindi quella che riceve 10 euro, e gli viene chiesto di giocare il gioco con una persona, in questo caso Kelly. Kelly decide di offrire 2, e quindi in questo caso lei in risonanza si beccherebbe 8. Lei decide se tenere o se rifiutare, e poi il computer gli dice quello che è successo. Se si è tenuta 2, cioè se ha ricevuto 2, ha accettato 2, esce dal gioco con un guadagno di 2, eccetera. Fondamentale, il gioco si gioca una volta sola, quindi non conta la reputazione, quindi non serve educare le persone in questo caso. Non è un gioco ripetuto, fa tutta la differenza del mondo. Adesso facciamo una cosa che mi diverte veramente tanto, vediamo cosa succede nella sua testa, come ti chiami? Wanda. Vediamo cosa succede nella testa di Wanda. Gioco con una persona leale, con una persona fair. Riceve un'offerta equa, 4, 5, 6. La sua insula, se ne rimane buona e tranquilla, non si eccita in modo particolare. Quando invece gioca con una persona carognetta che gli offre 1, 2 euro, la sua insula inizia a sparare, inizia a attivarsi, a fire, proprio si eccita. E che cosa fa l'insula? L'insula è una parte del cervello limbico, proprio nelle viscere del nostro cervello, dopo vi faccio vedere anche la foto, illuminata, e è responsabile di intercettare sensazioni viscerali di tipo gustativo olfattivo. Quanti hanno sentito parlare Cracco stamattina? Ecco, Cracco deve avere un'insula molto sviluppata. Quindi se noi proviamo cattivo, sentiamo cattivo odore, si attiva l'insula. Se qualcuno stimola elettricamente l'insula, proviamo sensazioni di disgusto, ci viene la nausea, possiamo arrivare a vomitare. Se a un topo togliamo l'insula, lui non prova più disgusto. Se una persona umana ha un danno all'insula, non prova più disgusto. Ma è molto più bello di così. Non soltanto l'insula ci serve a provare disgusto, ma per empatia ci consente di cogliere il disgusto sulla faccia di un'altra persona. Quindi si attiva sia quando beviamo un caffè cattivo, sia quando vediamo un altro che beve il caffè cattivo. E a me piace in modo particolare, per quello dico che Alan Sanfi è stato molto fortunato, perché si attiva anche per il, questo è molto raffinato, per il disgusto morale, e spiega la sensazione masticare amaro. Che cosa fa Wanda, l'insula di Wanda, quando si vede ricevere 2 euro? Mastica amaro, si attiva, si sente insultata. Ok? E la cosa straordinaria è che tanto più è iniqua l'offerta, tanto più l'insula spara. La vedete? Capite questi grafici? L'insula è questa cosa rossa che quando viene offerto 1 inizia a arrabbiarsi, non di poco, si sente molto disgustata per l'iniquità dell'offerta che ha ricevuto. Ma l'insula non è l'unica parte che si attiva. Se si attivasse solo l'insula, avete già la risposta. La maggior parte delle persone rifiuta l'offerta iniqua. Ma molte persone te l'accettano, loro hanno rifiutato 2. Evidentemente si è attivata un'altra parte, che non è nelle viscere del nostro cervello. Non è una parte, non fa parte di quel cervello limbico che condividiamo con rettili e con i mammiferi. Ma fa parte con una parte del cervello che si è evoluta da un punto di vista filogenetico è molto recente, e ce l'abbiamo noi, ed è qui davanti, la corteccia prefrontale, in particolare la parte dorso-laterale. E questa cosa fa? È il direttore d'orchestra del nostro cervello, è quella che del sistema 2, quella che ci fa mantenere la memoria di lavoro, ci fa portare a fine un compito. E questa dice, un attimo, è vero che se rifiuto 2 in qualche modo ti segnalo il mio disgusto, non mastico amaro, ma è anche vero che 2 è pur sempre meglio di niente, e io preferisco portarmi a casa 2 euro. Quindi svolge un calcolo di tipo utilitaristico.
Quindi io quando è che sono in grado di prevedere se voi accettate o rifiutate l'offerta? Quando l'attivazione della corteccia dorsolaterale prefrontale sarà maggiore dell'attivazione dell'insula, io sono quasi certo che voi accetterete l'offerta per quanto insultante. Se vedo l'insula che spara, che si attiva molto di più della corteccia dorsolaterale prefrontale, è probabile, è quasi certo, che voi rifiuterete l'offerta. È ancora più interessante di così perché c'è un'altra parte del nostro cervello, e con qua finisco la parte neurologica, che si chiama giro del cingolo anteriore. E questa è l'insula, questa è la corteccia dorsolaterale prefrontale. Qua non si capisce bene, ma è dentro, quella lì è fuori, l'insula è molto dentro, e il giro del cingolo anteriore è in un punto intermedio. Non si sa moltissimo di questa parte del cervello, ma in questo caso sembra confermato che abbia un ruolo di centralina di smistamento. Deve mediare il conflitto in questo caso fra sistema 1 e sistema 2, fra istanze emotive, punisci, istanze cognitive di ordine superiore, 2 è meglio di 1, faccio un calcolo razionale e mi porto a casa i 2 euro. Ok? Quindi questa è la storia. C'è anche un altro gioco che si può fare, ed è il gioco del dittatore. Il gioco del dittatore, Wanda non può decidere, io ti do 10 euro, anzi, io ricevo 10 euro, devo dividerli con te. E tu non puoi decidere di punire, di accettare o rifiutare, tu ti becchi quello che io ti do. Quindi io magari ti do 1, oppure ti do 5, tu non puoi farci niente, devi solo ingoiare il rospo. Anche in questo caso è molto interessante perché senza possibilità di essere puniti, le persone continuano a essere altruiste, continuano a offrire 5 in un'altissima percentuale. Non siamo affatto massimizzatori d'utilità egoisti, tranne quelli in questa parte dell'aula. La maggior parte di persone gode essere altruista, e essere altruisti attiva le aree del cervello di grande innervazione dopaminergica, il nucleo accumbens, che si attivano anche, proprio sono centri del piacere, che si attivano col cibo buono, la cocaina e il sesso. Quindi essere altruisti fa bene. Non credete agli economisti neoclassici. E questo l'ha fatto vedere Hans Fehr, non so se avete letto i giornali, solo 2 o 3 giorni fa, che ha fatto un esperimento con i bambini di 6 anni. I bambini quando arrivano 7-8 anni, Hans Fehr e il suo gruppo di ricerca dell'Università di Zurigo, regalano una caramella, quando hanno 2 caramelle, ne regalano una, c'è chi fa sì con la testa, un altro bambino. Quindi è abbastanza naturale spartire le cose in modo equo. Nel caso del dilemma del gioco del dittatore non si può. Ti arriva quello che ti arriva e tu devi accettarlo. Che cosa vi aspetterete che si attivi di fronte a un'offerta iniqua? È la controprova, è la prova del 9. Si attiverà l'insula? Certo, ma se l'unica cosa che si attiva, si attiverà la corteccia dorsolaterale prefrontale? No, non c'è nessun calcolo da fare, c'è solo il rospo da ingoiare. E quindi neanche il giro del cingolo che deve mediare il conflitto. Non c'è conflitto fra emozione e cognizione, c'è solo l'emozione che parte in modo automatico. Ed è quello che vedete qua. L'insula si attiva, la corteccia dorsolaterale prefrontale se ne sta tranquilla e zitta. Ok, c'era un bellissimo esperimento fatto in un'altra area del giudizio, che è quella del giudizio morale. Ma non si può far tutto in un'ora e quindi ce la teniamo per un'altra volta. Ma state scherzando? Veramente? Va bene, ma allora dopo non do il bis. Mi scuso con quelli che sono stanchi, che hanno tutto il diritto di esserlo, e ringrazio la passione di tutti gli altri. Molte delle decisioni che dobbiamo prendere non riguardano né una strategia per arricchirci, né scelte in condizioni di incertezza, né decisioni mediche, ma riguardano gli altri da un punto di vista etico. Però questo lo faccio abbastanza in fretta. Ecco un bellissimo dilemma morale che ha passato i filosofi e recentemente anche i neuroscienziati. Un vagone per una ragione che non conosciamo ha senza controllo, sta piombando contro 5 uomini che stanno lavorando dalla ferrovia. Voi siete quell'omino lì, vedete qua, si vede, siete quell'omino lì col punto di domanda. Se attivate la leva
deviate il vagone e ne accendete uno solo. Quanti di voi attiverebbero la leva? Qui è bello farlo in un'ora, perché è bello sentire le spiegazioni di ciascuno. Lo facciamo in modo molto semplice. La maggior parte di voi tira la leva, anch'io tirerei la leva. Perché? Banalmente, un morto è molto meno peggio di 5 morti. Ok? Però fate molta attenzione, perché adesso il vagone è sempre fuori da controllo. E voi adesso siete in cima a un cavalcavia. Di fianco a voi c'è un uomo corpulento, è chiamata la variante dell'uomo ciccione. Di fianco a voi c'è un uomo, perché deve essere corpulento, perché se voi lo spingete giù, lui frenerà il vagone, lui sicuramente perderà la vita, però voi salvate 5 persone. Quanti di voi danno la spinta? Quanti danno la spinta? Voglio vederli in faccia. Allora, quelli che non danno la spinta, quelli che danno la spinta, perché lo fanno? Esattamente per la stessa identica ragione di prima, perché fanno un calcolo, secondo un'etica utilitaristica, del tutto spassionato, fanno un calcolo come potrebbero fare un calcolo matematico, un compito del tutto astratto, e dicono, dopo tutto, un morto è molto meglio di 5 morti. Però erano 4 o 5, o ce ne sono molti che si nascondono ed erano 4 o 5. La maggior parte di voi credo che non darebbe la spinta, neanch'io darei la spinta. Allora, chi ha fatto questi bellissimi esperimenti, li ha fatti tutti sul web, è Mark Hauser, che insegna all'Università di Harvard, e se voi andate sul suo sito potete fare una batteria di questi test. La cosa straordinaria di questi test, che lui, facendoli su internet, li ha potuti fare in tutto il mondo, quindi li ha fatti con cinesi, con giapponesi, con tutti quanti, e la cosa fantastica che lui ha scoperto che esistono dei giudizi universali che sembrano innati, diamo tutti la stessa risposta, cambiano però le giustificazioni sono culturali, ma l'intuizione del giudizio morale sembra di essere la stessa across cultures, trasversale alle varie culture. Andate, collegatevi, si chiama Moral Sense Test, Harvard University. Dopo Moral Sense, senso morale, test, Harvard University. Lui si chiama Mark Hauser. Ok, però dobbiamo provare. Invece, perché noi non spingiamo la persona giù dal ponte? Chi è che me lo dice? Che differenza c'è fra la leva e spingere qualcuno? Non sento niente, non si può fare. L'impatto di avere un essere in mano lì di fianco, qualcun altro che vuole dirlo? Contatto fisico. Emotività. Responsabilità. E qui la domanda è perché cambia la responsabilità e diventa molto divertente? Perché ci sentiamo più responsabili nel caso della spinta? Ok. Allora, ci sono molte spiegazioni buone e più o meno sono tutte riconducibili a questo. Nel caso della leva, noi prendiamo distanza dall'evento, riusciamo a estrarci dal compito ed è del tutto naturale fare un calcolo di tipo utilitaristico. Nel caso dell'uomo che abbiamo di fianco noi, il coinvolgimento emotivo è molto più forte. Non riusciamo a prendere distanza, la stessa distanza che in alcuni casi ci dà, che per alcuni dà l'azionare anche uno strumento meccanico e non avere un contatto diretto. Comunque, la congettura è che nel secondo caso, emotivamente, siamo molto coinvolti. Un ricercatore si chiede, è vero che questo fa la differenza? Sono le emozioni a fare la differenza? Beh, andiamo a vederlo. Come facciamo a vederlo? Con la risonanza magnetica. E questo è quello che hanno fatto Jonathan Cohen e Joshua Greene, che lavoravano a Princeton, e che sono dei filosofi che però hanno iniziato a fare esperimenti con la risonanza magnetica. Lo dico con orgoglio perché anch'io sono un filosofo di formazione e ho iniziato a fare esperimenti con la risonanza. E che cosa hanno visto? Qua vado per il sottile, hanno visto un'attivazione maggiore nel secondo caso delle aree deputate all'elaborazione delle emozioni. Quale vedete? Quello lì è quando non buttate giù il ciccione,
perché siete coinvolti emotivamente e queste aree le conoscete già molto bene, che è la corteccia prefrontale, quella che appunto ci fa svolgere un calcolo di tipo, se volete razionale, qua bisogna essere un po' prudenti, facciamo di tipo utilitaristico. Non è la fine della storia. La fine della storia, la storia non finisce nel 2004, quando è stato fatto questo esperimento. La storia arriva agli ultimi mesi del 2007, quando Mark Hauser, insieme a un autore che voi conoscete benissimo, che si chiama Antonio Damasio, si è chiesto: ma il giudizio è influenzato dalle emozioni sulle cose fatte o è la causa del giudizio morale? Questo è difficile da un punto di vista epistemologico. Qua ci vuole un filosofo della scienza. Noi vediamo un'attivazione delle aree emotive, ma queste potrebbero venire dopo che noi abbiamo già operato il giudizio, per cui siamo coinvolti emotivamente a buttare giù questo signore. Come facciamo a sapere se le aree emotive sono la causa del giudizio morale nelle persone che hanno giudizi etici di tipo normale? Prendendo persone che normali non sono, prendendo persone che hanno una lesione in quelle specifiche aree. Persone che per un tumore o per una lesione focale o per un ictus hanno un danno nell'area ventromediale, che è l'area famosissima, di cui non vi posso parlare, degli eroici protagonisti dell'errore di Cartesio, il libro di Antonio Damasio, il cui protagonista principale era un signore, il primo dei suoi pazienti, un paziente ante litteram, perché lui l'ha studiato quando questo paziente era già morto, ma un paziente che curiosamente non è morto il giorno che una barra di metallo gli ha trapassato il cranio. È andato avanti a vivere per altri 20 anni, ma questa barra che gli ha trapassato il cranio, due cose: gli ha leso una specifica area che si crede sia responsabile dell'elaborazione corretta delle emozioni, e gli ha cambiato la personalità. Queste persone sono persone che hanno capacità logico-analitiche perfettamente intatte, sanno svolgere compiti matematici, sanno svolgere calcoli complessi, deambulano perfettamente e hanno capacità manuale senza nessuna difficoltà. Eppure cambiano personalità, non riescono più a prendere decisioni, come se il loro paesaggio decisionale, dice Damasio, fosse irrimediabilmente piatto. Sono persone che identificano la decisione razionale, ma che è come se questa decisione razionale non avesse peso, non avesse rilevanza. E loro quindi non la applicano, perché non hanno un marcatore corporeo, non hanno un marcatore somatico, non hanno una sensazione viscerale che gli fa capire l'importanza della soluzione corretta in modo astratto. Leggete l'errore di Cartesio. A noi perché interessa questo? Ci interessa perché cosa fanno le persone che hanno una lesione ai centri dell'emozione? Si comportano in modo diverso. I cosiddetti pazienti ventromediali che hanno una lesione in quella area del cervello che vedete lì, questi sono i 6 pazienti che sono sottoposti all'esperimento, che cosa fanno? Di fronte al dilemma morale dell'uomo ciccione da spingere giù, lo spingono giù. Vedete, i pazienti ventromediali si comportano in modo diverso da tutti gli altri, si comportano in modo esattamente identico a tutti noi nel caso della leva. Esattamente a tutti noi nel gruppo di controllo che svolgono calcoli di tipo matematico, qui, i dilemmi che sono di tipo impersonale, però si comportano in modo del tutto diverso nel secondo caso e agiscono da perfetti e disumani massimizzatori utilitaristici. E quindi quei centri devono essere la causa e non l'effetto del giudizio morale, perché cambiano il giudizio morale di coloro che hanno una lesione in quella specifica area. Questi sono dei risultati più straordinari degli ultimi mesi nell'ambito delle neuroscienze cognitive applicate alle decisioni morali. Ok, vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere cosa succede nella vostra testa quando risolvevate gli enigmi, da cui ero partito. Questo è quello che succede nella vostra testa quando voi rimanete vittima dell'effetto incorniciamento. Questo è un gioco fatto sotto risonanza, che non vi sto a raccontare, ma quando voi sceglievate B nel primo caso, quello in cui dovevate scommettere con la moneta, avevate il guadagno certo, ma invertite le vostre preferenze, quando io vi incorniciavo lo stesso problema in termini di perdite, vi succede esattamente questo. Siete vittima dell'effetto incorniciamento, invertite le vostre preferenze perché? Perché si attiva l'amigdala, una parte del cervello limbico, sempre là dentro, in fondo,
che reagisce alle sensazioni, intercetta l'ansia e la paura. Nelle situazioni in condizioni di incertezza è questa l'area che vi fa essere irrazionali e vi fa invertire le vostre preferenze. Quindi se voi preferite un maglione, il 5%, il 95% cashmere, piuttosto che il 5% misto lana, e non vi accorgete che un incorniciamento diverso dello stesso problema di scelta vi fa cambiare le vostre preferenze, perché siete dominati da quest'area qui. Quando invece riuscite a correggere il sistema 1, che parte in modo automatico, e riuscite a essere razionali nelle vostre preferenze e insensibili all'effetto incorniciamento, è probabile che si stia attivando la corteccia dorsolaterale prefrontale. La cosa molto interessante è che, così come nel caso, nel giochino che vi ho fatto, 100 euro del pallone e delle scarpe da calcio, a tutti parte la risposta emotiva, a tutti parte l'amigdala, a tutti parte l'insula, a tutti parte il sistema 1. Infatti gli intervistati dopo l'esperimento dicono: ma lo sapevo che stavo sbagliando, ma non potevo farne a meno. Ed è spesso così nella vita. A me viene naturale, se mi rifate l'esperimento delle palle, della palla e delle scarpe da calcio, mi viene da dire 10, me lo fate 100 volte, mi viene ancora a dire 10. Quei tondi lì continuano a apparirmi convessi se la luce arriva da una parte e concavi dall'altra, le illusioni ottiche continuano a caderci, sono persistenti. C'è una parte di noi che parte, una parte di noi che si innesca in modo automatico. E però c'è anche una parte di noi che in alcuni casi ci fa mantenere la memoria di lavoro ed è in grado di darci la risposta giusta. E questo suggerisce un azzardo, che la nostra razionalità, la razionalità umana, sia una sorta di meta rappresentazione. La persona più razionale non è quella che non prova emozione, non esiste il dottor Spock, nessuno non prova emozione, tranne quelli che hanno delle lesioni specifiche e che a tutti gli effetti sono degli idioti sociali. Sono, come li chiama Marzia Sen, un altro premio Nobel, dei rational fool, dei pazzi razionali. Quasi tutti proviamo emozioni, ma le persone razionali sono quelli che riescono a cooperare con l'emozione, sono quelli che hanno una rappresentazione più precisa e raffinata dei propri condizionamenti cognitivi e dei propri condizionamenti emotivi. Sono quelli che conoscono le trappole mentali, le sanno prevedere, le sanno disinnescare, e non è che arrivano alla soluzione corretta perché non sbagliano mai. Tutti sbagliamo, siamo limitati e fallibili, ma sbagliano meno degli altri perché sono in grado di prevedere quei contesti in cui è più probabile che sbaglino. Questa è la vera conclusione. Ma quando uno fa una conferenza deve dare delle conclusioni. Io odio le conclusioni. Infatti credo che bisognerebbe esprimersi sotto forma di dialogo. E tutte le volte che posso cerco di scrivere un dialogo, perché mostra l'inconclusività delle conclusioni. Perché la conoscenza è sempre in progress e le verità di oggi sono le falsità di domani. Però se volete una conclusione, mi sento di darvi questa. Che cosa ci insegna questa anatomia dell'errore? Vi ho fatto vedere l'errore fino alle profondità del vostro cervello, una vera e propria anatomia. Ve l'ho già detto, a metterci nei guai non è tanto ciò che noi non sappiamo, quanto ciò che crediamo di sapere che non è così. Se voi pensate che Trieste sia più ovest di Napoli, sia più a est di Napoli, è quello che vi metterà nei guai, perché sbagliate, in più siete sicuri di non sbagliare. Quindi non ci resta che accettare gli errori per fare meno errori. Quello che vi ho appena detto significa riconoscere onestamente i propri limiti, senza assumere di avere capacità cognitive che gli esseri di questo mondo non possiedono. Non importa se nascondono le loro competenze dietro le loro non competenze, dietro la loro autorità, siamo tutti uguali, la nostra mente funziona tutti nello stesso modo. Significa studiare i casi in cui la nostra irrazionalità quotidiana sembra averla vinta, casi che in alcuni casi abbiamo visto che possono essere anche molto divertenti. Significa identificare i tranelli, imparare a identificarli, imparare a identificare i tranelli e soprattutto prendere decisioni economiche e sociali che ne tengano responsabilmente conto, che non facciano finta che noi siamo Star Trek, non siamo perfettamente razionali, abbiamo i nostri limiti cognitivi, e questi limiti cognitivi non devono essere sfruttati cinicamente sui telegiornali di tutte le sere, ma devono essere utilizzati per prendere decisioni politiche, economiche e sociali che ne tengano conto. Grazie.